Parlo di questo artista perché quando l'ho conosciuto diversi anni fa e ho visto le sue prime opere sono rimasto subito colpito, perché ho capito che non c'era lo spirito dell'artigiano, cioè di colui che realizza un dipinto, lo replica per un fatto commerciale, ma c'era il bisogno interiore di esprimere qualcosa di più. E quello che quel qualcosa di più è il valore aggiunto che fa l'arte. Cioè l'arte non è solo riproduzione di qualche cosa di visto, l'arte è qualche cosa che fa crescere lo spirito. Massimo Provasi è nato subito con quest'idea e io ho cercato di incoraggiarla, ho avuto occasione anche di presentarlo criticamente, oggi ci saranno altre persone che lo faranno al posto mio. Il mio ruolo qua è semplicemente fargli un grande auguro, essendo un nostro associato, e soprattutto vorrei dire a voi una cosa. Massimo Provasi torna oggi con una mostra dedicata in sostanza al suo paese. Ecco, lui devo dire che le prime parole che mi ha detto quando ci siamo conosciuti è: guarda Franco, io non sono di Carpi, ecco, l'ho conosciuto da Carpi, io sono di San Possidonio. Ecco, quindi Massimo ha dentro il cuore questa comunità e credo che per lui sia una grande gioia oggi essere qua insieme a voi. Ed ora vorrei passare la parola a un altro nostro associato, un critico d'arte, uno storico, un musicologo. Passo la parola a Mario Bizzoccoli che accennerà sulla vita di Massimo. Grazie a tutti e soprattutto brevità, come diceva Napoleone, gran pregio. Brevità perché per parlare di Massimo, io personalmente che sono di quei di Carpi da 300 anni, ho conosciuto questa persona prima di tutto come amico carissimo, secondo ma non meno proprio come artista. Massimo ha l'orgoglio, la fortuna di essere nato qui. Qui si è mosso, in una terra particolarissima, come tutte le nostre terre che sono in sott'argine, cresciute in posti dove prima c'era un'acqua sparsa, le paludi, sono diventati canali, sono diventate terre fertilissime, ma terre fertilissime perché c'è il nostro lavoro, la nostra vita, che può essere fatto sicuramente di braccia, che è fatta soprattutto di cuore. E questo lo devo dire perché il Massimo, che ha cominciato proprio guardando quell'aspetto primo che c'è da noi, ne abbiamo l'esempio lì, la Chiesa. Massimo ha cominciato guardando sul Cristo, sul Gesù, l'ha ripetuto, l'ha rifatto, ma con l'intento di proprio di riportarlo fuori da quello che aveva dentro. Da quello è andato a guardare prima apparentemente su questi grandissimi spazi e ha scoperto gli altri mondi, quelli che vediamo attraverso un telescopio, e ce lo dà la scienza, o che li vediamo con l'anima. Quindi dal macro, dal grandissimo, gigantesco, infinito che abbiamo intorno è entrato nel micro, cioè nella propria anima. Però guardate che macro e micro non sono contrastanti, sono strettamente uniti. Se noi guardiamo dentro di noi, capiamo quello che c'è fuori di noi e creiamo quella cosa meravigliosa che si chiama, e lo ripeto sempre nei miei discorsi anche critici, che si chiama solidarietà. E così cosa fa? Lui per tutta la sua vita, maturando sia vita biologica che vita artistica, maturando dentro questo spazio, scopre e ci fa scoprire dalle piccole cose, dalle cose usuali, da quello che ci abbiamo sotto mano e che tante volte ci passa così davanti, la fa diventare grandi cose. E inventa quello che qualcheduno più alto e più forte di noi ha già inventato prima, ma ce lo fa riscoprire. Quindi anche il lavoro di Massimo ha un nome preciso, si chiama arte, e ci fa vedere quello che un grande della canzone italiana ha chiamato gli altri mondi, De André. I mondi che non ho, io li posso solo immaginare. Massimo è una vita che ci fa vedere. Quindi Massimo, continua, va avanti, facci scoprire altri mondi, perché così scopriremo anche noi. Grazie.